Maybe I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. Questa mattina sono stata al mercato di Porta Romana, non c'ero mai stata, quindi sono rimasta sorpresa perché è veramente immenso e c'è un po' di tutto. E ho portato a casa un maglioncino che ho trovato usato di And Other Stories sul verde che io adoro, non a caso ho i pantaloni addosso più o meno dello stesso colore, per 6 euro ed è un maglioncino mistolana, quindi non so, mi sento molto proud di questo ritrovamento. E poi mi sono portata a casa un po' di taralli classici all'olio d'oliva e ai pomodori secchi. Ho preso un po' freddino, devo dire, anche se avevo il piumino e tutto, però secondo me l'umidità che c'è qua a Milano frega, infatti i miei poveri capelli, vabbè, lasciamo perdere. Per scaldarmi mi sono fatta del brodino di pollo e dei tortellini col prosciutto crudo. Cioè in realtà sono le sfoglie a velo della rana, quindi chiamarli tortellini forse è un po' un azzardo, però capitemi. Questi sono i taralli che ho preso. C'erano di mille gusti diversi, ma adesso li assaggerò. La polizia a quel punto è abbastanza sicura che pola. Sono le 7:15 e incredibile ma vero, sono in pari con le mail di lavoro, non ci posso credere, ma ovviamente per pianare, per fare pari con questa buona, diciamo, cosa, ho fatto delle foto per un brand oggi assieme a Taki, che è qui, non so se voglia mangiare. Hai fame, Taki? Hai fame? Sono venute uno schifo le foto. Sono venuta uno schifo, quindi non so quando le dovrò rifare. E sì, sono rossa perché per lo stress oggi sono veramente nervosa. Mi sono toccata la faccia, mi sono grattata. Lasciamo perdere. I found somebody, I say you don't cross my mind. She doesn't know that your favorite place is still mine. Taki sta esplorando le varie decorazioni natalizie. Tra l'altro, guardate cosa ho recuperato. Queste me le aveva mandate mia mamma. Penso che siano, boh, non dico vintage, ma quasi. Le adoro. Forse mi ci faccio subito il tè. Adesso sto facendo le crepe e niente. Dai che tutt'oggi comunque è un po' agitatino, eh. I take the long way home, avoid what I can't let go. Non so come sopravvivere a questa settimana di offerte perché ho bisogno di poche cose e sicuramente queste cose non saranno scontate. No, a parte gli scherzi, una cosa sì, mi serve assolutamente il gel per le sopracciglia perché il mio è andato e volevo prendere quello di espresso che avevo provato da mia sorella e mi era piaciuto molto, quindi vorrei acquistarlo visto che fanno gli sconti. Ne approfitterò e quasi quasi mi prendo anche il mascara perché loro mi era piaciuto, ma soprattutto vorrei provare il loro marrone per vedere se effettivamente da tutti i giorni è più naturale. Comunque sono curiosa dell'effetto. Adesso è quasi l'ora di pranzo, ma non andrò a cucinare il pranzo, bensì i pan au chocolat, perché mi sono fatta un bellissimo autoregalo, ovvero un libro dedicato alla viennoiserie, spero di pronunciarlo bene, tutta la pasticceria dei croissant, pan au chocolat, le sfogliatine, eccetera eccetera, e voglio proprio fare i pan au chocolat. E il procedimento è abbastanza lungo. La cosa bella di questo libro è che ci sono anche tutte le preparazioni base, quindi ho visto che ci vuole un po' di tempo, soprattutto questo già me lo ricordavo perché non è la prima volta che faccio i pan au chocolat, è la prima volta che li faccio usando questa ricetta, che mi sembra anche più facile di quella che avevo usato in passato perché aveva dei tempi di preparazione più lunghi, mi sembra. Comunque ci vuole un po' di tempo perché si fa l'impasto, deve riposare, va aggiunto il burro, bisogna piegarlo in un certo modo, va fatto riposare, poi va ripiegato, riposare, ripiegato, perché è questo il segreto per creare tutti quegli strati. Quindi ci vuole un po' di tempo, io mi porto avanti, inizio adesso e forse, chissà, per merenda potrò mangiare i miei pan au chocolat.
Ho voluto ovviamente provare tutto subito, il gel per le sopracciglia lo conoscevo già perché me l'aveva fatto provare mia sorella, quindi sapevo già com'era, com'era lo scovolino, me ne ero innamorata ed è questo il motivo per cui l'ho comprato, quindi sul gel nulla da dire. Il mascara invece è la mini taglia marrone, perché non fanno il loro mascara classico marrone, nella full size, ma soltanto nero, che io avevo provato e mi era piaciuto ma nulla di wow. Ero curiosa invece di provare questa versione marrone un po' più da tutti i giorni. Devo dire che non mi dispiace, perché effettivamente è come se fosse nero però più soft, almeno sulle mie ciglia. L'unica cosa è che non sono abituata a vedermi con le ciglia così, diciamo, sfigatine, nel senso, in questo periodo non sono al top le mie ciglia, sono abituata a vedermi con il mascara con sotto il primer, quindi io metto il primer e poi il mascara e di solito cerco quel bell'effetto un po' più drammatico. Questa è una cosa sicuramente più naturale, non ho messo alcun primer sotto perché volevo vedere effettivamente la resa del mascara e non è brutto l'effetto. Però non sono abituata a questo effetto su di me, quindi vedremo nei prossimi giorni. Sto attraversando una fase un po' strana con il make-up, perché da una parte mi piacerebbe tornare a fare un sacco di trucchi colorati e ogni tanto li faccio, per carità, però allo stesso tempo noto che preferisco più qualcosa di naturale come oggi, per intenderci, cioè proprio più pulito, non so se è la vecchiaia, perché a volte quando mi trucco tra virgolette tanto di più mi sembra di accentuare i segni dell'età e quindi mi vedo più grande, ecco, mi vedo più grande. Con una cosa invece più pulita e semplice mi vedo un po' più giovincella, non lo so, sicuramente è una cosa forse di testa, non lo so. Ultimamente sto preferendo qualcosa di più pulito, non metto quasi mai il fondotinta, il correttore me ne sono proprio dimenticata ormai. Vabbè, comunque ne approfitto per farvi vedere anche qua il maglioncino, perché con questa luce si capisce un po' di più il suo vero colore, è tipo un verdino salvia, però in realtà in foto e in video non riesco a rendere il colore esatto di questo maglioncino, che mi piace un sacco e tiene davvero molto, molto caldo. Adesso che sono scese di nuovo le temperature a Milano, si sta bene con un maglioncino così comodo, largo, anche il collo non è troppo aderente, troppo largo, per me è perfetto, lo adoro, è come avere il pigiama addosso. Oggi versione super casalinga, sportiva, perché devo togliere tutto da una parte dello studio, perché domani faremo dei lavori in casa, quindi devo togliere tutto e liberare lo spazio. E poi, visto che abbiamo finito di montare l'albero, che adesso vi faccio vedere, devo portare giù tutti gli scatoloni vuoti dove era l'albero, le decorazioni, eccetera. Allora, l'albero alla fine è venuto così. E rispetto all'anno scorso, vabbè, gli ho trovato un rialzo, diciamo, un po' più carino, che è banalmente uno scatolone vecchio con sopra questa sorta di tappetino che ci avevano regalato l'anno scorso. E oltre alle luci classiche, che sono sul verde, rosso, giallo, blu, c'è anche un filo di luci lilla, quindi veramente meraviglioso. Tra l'altro quest'anno dobbiamo ancora comprare una decorazione nuova, non so se avete anche voi questa tradizione ogni anno di comprare una decorazione nuova. La maggior parte di quelle che abbiamo noi ci sono state regalate da un'amica di mia mamma, che ci ha mandato questo mega paccone l'anno scorso con dentro anche questo tappetino qua e alcune decorazioni come questo cetriolo sott'aceto, oppure questo soldatino che ricorda un po' lo schiaccianoci, quello classico, ma anche i pattini da pattinaggio sul ghiaccio, e eccetera. Anche queste stelline, l'avevo visto? Queste stelline qua e anche queste due. È piccolo ma veramente molto molto carino. Io almeno sono troppo contenta e Taki per ora lo sta bellamente ignorando. Taki è un gatto molto ma molto vivace, tende a giocare veramente con qualsiasi cosa. Quindi abbiamo scelto di montare l'albero per step, poco alla volta, per abituarlo e per vedere anche come avrebbe reagito. Devo dire che per adesso non lo sta calcolando, mentre lo montavamo era curioso, ma non si è mai aggrappato, non ha mai giocato con le decorazioni, quindi per adesso sembra veramente tutto calma, tranquillità, vedremo nei prossimi giorni. E adesso mi tocca sistemare tutto casino.